12 anni di attesa, ma ieri finalmente è stata inaugurata la nuova caserma, sede del Comando Provinciale di Sassari e dei reparti di Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e Compagnia della Guardia di Finanza. All'evento hanno partecipato il Comandante Generale della Guardia di Finanza, il Generale di Corpo d'Armata Giorgio Toschi, il Comandante Interregionale per l'Italia Centrale, il Generale Corpo d'Armata Edoardo Valente, il Comandante Regionale Sardegna, il Generale Bruno Bartoloni e il Comandante Provinciale di Sassari, il Colonnello Antonello Reni, nonché il Sindaco di Sassari, Nicola Sanna, e altre autorità civili, religiose e militari della regione e della provincia. Dopo gli interventi del Comandante Generale del Corpo e del Comandante Regionale Sardegna, si è proceduto con l'alzabandiera e la benedizione del tricolore da parte di Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Gianfranco Saba, Arcivescovo di Sassari. Subito dopo, la madrina della cerimonia, moglie del Comandante Generale, ha scoperto la targa commemorativa dedicata al finanziere Giovanni Gavino Tolis, medaglia d'oro al merito civile, a cui è intitolata la caserma. L'arcivescovo ha poi benedetto l'intero edificio. In conclusione, il taglio del nastro di inaugurazione è sempre a cura della madrina della cerimonia. La manifestazione si è conclusa con la visita della struttura da parte delle autorità e degli ospiti intervenuti. La caserma è stata intitolata al finanziere Giovanni Gavino Tolis, insignito della medaglia d'oro al merito civile. Il finanziere Tolis nacque a Chieramonti il 4 febbraio del 1919 e dopo aver frequentato il corso allievi finanzieri presso la scuola alpina di Predazzo, il 1 giugno 1939 fu assegnato alla brigata di frontiera di Chiasso Internazionale. In quel periodo si è distinto per eccezionale coraggio, prodigandosi in favore dei profughi ebrei e dei perseguitati politici, aiutandoli ad espatriare clandestinamente nella vicina Svizzera. Morì il 28 dicembre del 1944 nel campo di Mauthausen-Gusen a causa dei maltrattamenti a cui era stato sottoposto e per le privazioni di ogni tipo che aveva dovuto subire. I lavori per la costruzione della caserma di via Gavino Pinna hanno subito in questi 12 anni diversi stop. Erano cominciati nel 2006 e sarebbero dovuti concludersi nel giro di 2 anni. Ma a causa di problemi di natura burocratica ed economica, il cantiere si è arrestato più volte e per diverso tempo, fino a poche settimane fa, quando i lavori sono stati conclusi e finalmente le Fiamme Gialle da ieri hanno la loro nuova caserma. Una donna di nazionalità nigeriana è stata coltellata in centro storico a Sassari, nella zona di via Università. La ragazza ferita è stata soccorsa e accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Due uomini connazionali della donna, ritenuti responsabili dell'aggressione, sono stati fermati dagli agenti della polizia locale, che ora sono al lavoro per ricostruire quanto accaduto. Si è svolto a Casa Gioiosa il passaggio di consegne tra Luigi Celle e Gavino Scala alla presidenza del Parco di Porto Conte. Alla presenza del sindaco di Alghero Mario Bruno, dei consiglieri d'amministrazione, dell'assessore all'ambiente Raniero Selva, del direttore del parco Mariano Mariani, di alcuni consiglieri comunali, dipendenti e collaboratori dell'azienda speciale, Mario Bruno ha rimarcato la crescita a cui è andato incontro in questi anni il parco. Un vero fiore all'occhiello per la città, l'amministrazione e la Sardegna. Ringraziando distintamente tutti. Dopo aver rinnovato i complimenti per l'encomiabile impegno e la collaborazione leale con cui Cella ha portato avanti le attività con un particolare senso di attaccamento e responsabilità che è andato ben al di là del ruolo affidatogli, il sindaco si è detto certo che la collaborazione con l'ex presidente andrà comunque avanti e non si esaurisce qui. Mario Bruno ha chiesto al nuovo presidente continuità col lavoro impostato in questi anni. Questo territorio ha come tratto distintivo quello dell'ambiente, del paesaggio e della valorizzazione in chiave economico-turistica delle bellezze naturali, ha sottolineato, ed in questa direzione, con sempre maggiore convinzione, si deve proseguire. Il parco oggi è un protagonista attivo dello sviluppo, grazie al contributo di tanti, mette insieme in maniera sinergica le eccellenze del territorio, dalle produzioni agroalimentari e servizi turistici fino alle attività produttive. Ed è su questo che l'amministrazione continuerà ad investire risorse importanti, ha concluso Mario Bruno, rinnovando gli auguri a Gavino Scala e a tutti i collaboratori presenti a Tramariglio. Saranno ancora la musica, i libri, gli appuntamenti per le famiglie, la cultura, il teatro e le sagre, gli eventi in programma nell'agosto stintinese 2018, organizzato dall'assessorato comunale al turismo guidato da Francesca De Montis. Tante le serate da segnare sul calendario anche per questo mese, in particolare i 30 anni dalla nascita di Stintino come comune autonomo, il grande blues con Francesco Piu, il folklore con Amanutenta, l'isola in vetrina e la regata della vela latina. L'8 agosto alle 23 sarà uno spettacolo
spettacolo pirotecnico a ricordare il 30° compleanno amministrativo del paese. Era infatti l'8 agosto 1988 quando la piccola borgata di pescatori si staccava dal comune di Sassari. Tutti sul lungomare Cristoforo Colombo quindi per assistere allo spettacolo che si preannuncia a effetto. Il grande sound del bluesman Francesco Piu l'11 agosto in largo Cala d'Oliva sarà il richiamo per gli amanti del genere musicale. Il folklore sarà quindi il grande protagonista della serata del 15 agosto con una nota dedicata ai costumi del mondo. Per la prima volta il Festival Internazionale a Manutenta con Patria Usini si sposterà sul mare a Stintino per un tour che porterà in piazza dei 45 alle 21.30 i gruppi del Sudafrica, Argentina, Cile, Ucraina e Messico. Il 18 agosto sarà la volta del Teatro di Mare 2018, uno spettacolo teatrale che si svolgerà a bordo di un veliero attraccato alla banchina del Porto Mannu. Torna a Stintino l'Accademia Gospel Italiana, che il 22 agosto in piazza dei 45 darà vita al Gospel Pop Concert. Immancabile appuntamento poi con l'Isola in Vetrina e la Regata della Vela Latina, tre giornate ricche di eventi dal 24 al 26 agosto. Numeroso pubblico per l'appuntamento con Luna Piena al Parco, che si è svolta nei giardini di Casa Regina Margherita Onlus in piazza San Pietro 18 e che ha ospitato il secondo appuntamento della manifestazione rientrante nel cartellone di Sassari Estate del Comune di Sassari, che ha patrocinato insieme alla provincia e al Laboratorio dei Saperi questa terza edizione. Introdotta dalla musica di Franco e Renato, la professoressa Maria Rita Piras ha narrato la vita del Gabriele Nazionale facendo una capatina tra la terminologia da lui in conseguenza al divieto fascista di usare anglicismi, il quale ha coniato nuovi termini come tramezzino, la rinascente, ornella, nome che prima non esisteva. Anche questo incontro della manifestazione ideata e voluta dalla giornalista Brunilde Giacchi, presidente dell'associazione culturale Madonne che la promuove, ha avuto al centro delle letture i testi del grande Gabriele D'Annunzio, a cui è dedicata l'edizione 2018. La scelta è stata voluta dal comitato scientifico della manifestazione, con la motivazione che il pubblico delle estati sassaresi, tra cui sempre più numerosi molti turisti internazionali, merita di riscoprire autori spesso poco apprezzati o caduti nel dimenticatoio perché surclassati dalle nuove poesie rap. Gentili amici, salve a tutti, ben ritrovati anche oggi con un nuovo appuntamento di Telegin Radio all'interno del nostro telegiornale. Vado a leggervi alcuni comunicati che arrivano dal comune di Sassari e dal comune di Porto Torres. Per quanto riguarda Sassari, sono in pagamento i contributi per le borse di studio a sostegno delle spese sostenute dalle famiglie per l'istruzione, anno scolastico 2016-2017 e per la fornitura gratuita o semi-gratuita libri di testo 2017-2018. I beneficiari possono recarsi per la riscossione in qualsiasi sportello della banca Unicredit con un documento di riconoscimento. Sempre a Sassari, lo sportello protocollo di punto città resterà chiuso da domani fino al 18 di agosto. Il servizio sarà comunque garantito a Palazzo Ducale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 17. Per quanto riguarda invece Porto Torres, l'ufficio ambiente comunica che a causa dei lavori della rete del gas in diverse zone della città non sarà possibile per l'azienda effettuare il ritiro porta a porta nei tratti transennati per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. I residenti delle aree interdette all'accesso per usufruire del servizio di igiene urbana dovranno depositare i cestelli dei rifiuti in prossimità delle vie adiacenti ai punti di inizio e fine cantiere. Bene, noi anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. Come sempre in chiusura vi ricordo che tutti i nostri contatti sono disponibili all'interno della nostra pagina web www.telegin.tv, all'interno della quale troverete anche l'archivio dei nostri notiziari e anche le nostre produzioni. Vi ricordo inoltre che il nostro telegiornale va in onda 24 ore su 24 anche sul canale 115 del digitale terrestre di Libera TV. Io vi saluto a tutti voi il più cordiale buon proseguimento di giornata e alla prossima. Arrivederci.
cambio in panchina. Infatti prende il posto di Mister De Sole lo spagnolo Luis Fernando López Lapuente, nativo di Saragossa, con un importante curriculum arricchito, oltre che dalle esperienze spagnole, anche dalle panchine italiane di squadre di Serie A e Serie A Elite. Tra i nuovi acquisti troviamo Alice Pordenone, classe 83, a rinforzare il reparto portieri, e Conci Primavera, classe 87, laterale molto prolifico che viene da un'ottima stagione alla Royal Team condita da ben 23 reti. A rinforzare il ruolo di laterale difensivo arriva un'altra ex del Royal Team Lamezia, Stefania Corrao, che si ritroverà proprio con Conci Primavera. Tra le conferme invece la più importante arriva dal capitano Adriana Pugioni, che dopo aver pensato al ritiro decide di risposare la causa della Torres insieme al nuovo mister. A disposizione del neotecnico Lapuente troviamo le conferme di Ilaria Canu, Paola Zonza, Caterina Uras e Veronica Soggiu, a garantire uno zoccolo duro della squadra che tanto bene ha fatto la passata stagione. La Torres potrà ancora muoversi sul mercato, ma si respira già aria di entusiasmo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente da lunedì al venerdì, alle 16, alle 18.30 e alle 23 circa.
L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si possono scegliere due indirizzi, elettrotecnica o informatica. Per informazioni ci si può rivolgere al 349-2979-172 o visitare il sito web seraleitangioi.altervista.org. Oppure visitare la pagina Facebook Corso Serale IT Angioi Sassari, email itangioiss@gmail.com. Mostra fotografica di Carlo Antero Sanna, i gremi, i candelieri e il francobollo 30 anni dopo, in esposizione nelle sale di Palazzo Ducale dal 6 al 25 agosto, dalle 10 alle 13.30 e dalle 16 alle 19. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45 e dalle 22 alle 23.30. Visibile 24 ore su 24 sul canale 115 del Digitale Terrestre Libera TV.